Presentata a Teramo l'iniziativa promossa dalla Commissione per le pari opportunità della provincia di Teramo dal titolo La grande bellezza, il trucco che cura make-up in oncologia. Il progetto realizzato in sinergia con la ASL di Teramo si rivolge alle pazienti oncologiche dell'ospedale Mazzini di Teramo nelle giornate dell'8 e 9 marzo 2022 in occasione della giornata internazionale dei diritti della donna. L'idea è quella di offrire al termine delle sedute di chemioterapia un momento di benessere che possa migliorare la loro qualità di vita. In occasione della giornata internazionale dei diritti delle donne, la Commissione per le pari opportunità della provincia di Teramo mette in campo un progetto a sfondo sociale in collaborazione con l'ASL di Teramo a favore delle pazienti oncologiche del Mazzini l'8 e il 9 marzo. Questo progetto ha già un titolo evocativo, La grande bellezza, il trucco che cura. In queste due giornate noi cercheremo di offrire alle pazienti, dopo la loro seduta di chemioterapia, un momento di benessere che possa migliorare la qualità della loro vita. Certo, piccole cose, però importanti per chi porta su di sé dei segni visibili come la caduta dei capelli, delle sopracciglia, la secchezza della pelle, delle mani, del viso. Ecco, noi abbiamo trasformato una stanza del reparto di oncologia in un piccolo salone di bellezza, dove uno staff di volontarie e professioniste offriranno gratuitamente il proprio servizio. Potrà sembrare a molti un problema di scarso rilievo, ma in realtà mantenere la propria immagine, riuscire a riconoscersi nonostante la malattia, nonostante le cure che le donne sono costrette a sottoporsi per la malattia, è fondamentale perché loro possono mantenere il loro rapporto di relazione, la loro posizione nella società e nel mondo. Allora, noi siamo molto impegnati da tempo su questo fronte. L'oncologia di Teramo ha da anni un apparecchio, un macchinario che serve a ridurre la caduta dei capelli nel 75% delle donne che fanno chemioterapia, ma accanto a questo stiamo cercando di prenderci cura a tutto tondo. E quindi anche con dei servizi di agopuntura, di nutrizionisti, che possano aiutare le donne a mantenere anche il benessere e la salute del loro corpo. E ci stiamo attivando anche per quella che è tutta un'attività di movimento e di ritornare anche a uno stile di vita più sano.